Assessore Massimi, allora oggi la presentazione della stagione culturale. Sì, la stagione culturale nella sua interezza, perché abbiamo già fatto una conferenza stampa per la presentazione della stagione di prosa. Adesso siamo pronti per presentare la stagione culturale, che comprende una serie di concerti, quindi musica, danza per le scuole e poi sempre per le scuole tre spettacoli matinée, che sono la conclusione di un percorso didattico che la TCL farà con le scuole che hanno aderito. La cosa direi più importante e anche particolare quest'anno è aver inserito la stagione di prosa per i piccoli, dai 4 ai 13 anni. Quali saranno gli spettacoli di punta? Dunque, gli spettacoli di punta sono 5 spettacoli, domeniche da favola, le abbiamo volute chiamare, perché si tratta di trascorrere insieme con i bambini e le famiglie un pomeriggio intero. Infatti l'appuntamento prevede l'accoglienza e quindi un momento conviviale, lo spettacolo e poi dopo la possibilità per i bambini di incontrarsi con gli artisti. C'è appunto per esempio il gran ballo per il carnevale, c'è Pinocchio, c'è Re Artù, insomma 5 spettacoli che io vedremo quale sarà la risposta da parte delle famiglie e della città. Io mi auguro positiva, anche perché è un modo per trascorrere la domenica, un modo diverso piuttosto che stare davanti al computer e al televisore, penso che sia altamente formativo per i piccoli. Il primo appuntamento cadrà? Il primo appuntamento a gennaio, poi ne daremo ulteriore informazione. E per quanto riguarda invece la musica, il primo appuntamento è il 17 dicembre con lo spettacolo gospel. Siamo molto contenti di presentare l'altro pezzo della stagione culturale del Teatro Faro Vespasiano, perché accanto alla prosa ci sarà la musica, ci sarà la danza e ci sarà anche il teatro per i bambini, che è un'autentica novità della quale siamo molto orgogliosi, perché si situa all'interno del solco di Rieti, Città Amica dei Bambini. Abbiamo fatto quest'anno il record degli ultimi anni di abbonamenti alla stagione di prosa del teatro, abbiamo introdotto la vendita online dei biglietti, che quindi si potranno acquistare in tutta Italia. È un elemento di grande novità e che ci fa fare un passo in avanti significativo. Stiamo lavorando insieme a tutte le realtà artistiche e non solo, culturali del territorio, per una gestione di diffusa delle nostre strutture e soprattutto del Teatro Faro Vespasiano, e questa è una cosa che abbiamo messo in programma a partire dagli Stati Generali della Cultura. Quindi il mio appello è a tutta la città a vivere il teatro come una vera e propria piazza al coperto della nostra città, perché ci sono tantissime iniziative, tantissime occasioni di incontro, di riflessione e di approfondimento, perché davvero, nonostante le grandi difficoltà economiche, la città di Rieti propone una proposta culturale davvero di primissimo livello.